Bella a tutti, io sono Gabriele e benvenuti in questo mio nuovo video di cucina. Spero che il precedente video vi sia piaciuto. Quest'oggi cucineremo un piatto a base di pesce. Spero di riuscire a divertirvi e a farvi cucinare qualcosa di sfizioso. Cominciamo con il giusto abbigliamento, come i veri master chef. Questo video si chiamerà Fish and Fish. Comunque ragazzi, ragazze, mamme, chiunque vi sta seguendo, cominciamo. Allora ragazzi, per la ricetta di oggi ho preso 2 pomodori, 3 gamberi e un calamaro fatto a fettine, vino bianco, olio extravergine d'oliva e la classica pasta che piace a me. Ovviamente voi potete sbizzarrirvi con altri tipi di pasta. Ovviamente questo piatto è fatto per una sola persona, non è esattamente la freschezza, i gamberi sono di fiume. Ricordo sempre a tutti voi che sono una persona molto povera, quindi nella mia povertà mi posso permettere questo. L'elemosina per i poveri. Cominciamo con riscaldare un pochino di acqua, poi mettiamo un filo di olio extravergine d'oliva. Aspettiamo che si riscaldi per tanto che basta. Io ricordo di coprire sempre la vostra acqua perché si cucina prima, così si riscalda prima. Io ho rotto il coperchio, quindi metto questo qua, però voi questo coperchio che avete a casa. Prendiamo i nostri pomodorini e li sciocchiamo leggermente, farli a fettine, così. Bene, potete cominciare a mettere i calamari, poi ci mettete i gamberi così e aspettate 5 secondi. Mano a mano fate così e girate e aspettare che si cucinino, che i gamberi diventano rossi. Quando diventano un pochino rossi, passate alla prossima fase. Bene, una volta che i nostri gamberi, come vedete, si sono tra virgolette dorati, che poi sono rossi, io ci metto un pochino di vino bianco, così. Una volta messo il vino bianco non dovete più mettere il coperchio, se no il vino non riesce a popolare bene, se non si cucina più, insomma. Il coperchio di fortuna della pasta non funziona, tra pochettino lo lancio dalla finestra, quindi calare la pasta. Mettete la vostra pasta, come potete vedere il nostro pesce, il nostro vino è quasi tirato del tutto. Quindi io ci metterei il nostro pomodoro e un pizzico di sale e poi aggiungerei poco poco d'acqua in modo da non far attaccare il pesce alla padella e fare un disastro. Chiudere il coperchio. Allora ragazzi, dopo aver scolato la nostra pasta, la impiattiamo e lo mettiamo dentro così. È orribile. Così, come vedete, ho impiattato il piatto così, l'ho sistemato con i vari gamberi. Ci ho messo un pochino di pepe nero. Il tutto accompagnato da un buon vino bianco. Oggi abbiamo un collio. Vino bianco molto buono, molto frizzantino. Scusate se il tavolo è devastato, però avevo lavato ho lavato le coperte e il lenzuolo, tutto ho lavato, anche la tovaglia. Comunque, procediamo con l'assaggio. Il piatto è meravigliosamente buono, veramente molto 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 buono. Spero che questo video vi sia piaciuto e appuntamento a un prossimo video, se ci sarà, dalla piovosa e fredda Londra. Bella a tutti, ciao ciao. Rifacciamo, il finale rifacciamolo, aspetta. Bella a tutti, ciao. Questo va bene così.